Ciao ragazze, io sono Gaia Visco Gilardi e oggi voglio farvi vedere come creare una base viso perfetta con i prodotti Sephora e quindi non aver bisogno dei vari filtri di Instagram, delle varie applicazioni per un selfie perfetto. E iniziamo subito! Come prima cosa devo preparare la mia pelle, quindi applico una maschera e questa volta ho scelto la Pearl Mask e prima di applicarla ovviamente mi sistemo i capelli. Cercate di farla aderire bene ad ogni angolo del viso e poi la lasciate in posa per 15 minuti. Una volta che sono passati 15 minuti la andate a rimuovere e il prodotto residuo che è rimasto sulla pelle semplicemente lo massaggiate per farlo assorbire. Come primo prodotto uso un primer lisciante mattificante. Lo applico in particolare sulla fronte e dove ho i pori dilatati. Come fondotinta uso il Tint Infusion, che è perfetto per tutti i giorni perché è super leggero, però uniforma perfettamente il viso, e lo applico con un pennello a setole molto compatte per avere una buona coprenza. E per fissarlo ulteriormente ed eliminare l'eccesso, invece uso una spugnetta bagnata. Per coprire le imperfezioni ho scelto un correttore duo e sui brufoletti applico quello più coprente e secco, così resterà lì tutto il giorno. E dopo averlo applicato, semplicemente lo sfumo con le dita. Sulle occhiaie applico invece un correttore più morbido per non farlo andare nelle pieghette e mi aiuto a sfumarlo anche con una spugnetta bagnata. E fisso la base con una cipria trasparente per dare alla pelle l'effetto porcellana. Ho uniformato l'incarnato con la mia base e adesso devo dare tridimensionalità al viso con una terra che applico sotto gli zigomi. Con il Color Adapt Blush do un po' di colore al mio viso e lo applico direttamente dallo stick e poi lo sfumo con le dita. E la mia base è finita e perfetta, adesso applico tanto mascara, un filo di gloss e sono pronta per i miei 1000 selfie senza filtri. Un bacione ragazze, ciao!